Basta un calcio di rigore di Morra e di Barletta, vola al secondo turno della fase regionale di Coppa Italia dilettanti. Dopo l'1-1 dell'andata, i biancorossi hanno superato 1-0 l'Unione Calcio Biceglie al San Sabino di Canosa, ottenendo così la qualificazione. Anche in vista della delicata sfida con il Mole in campionato, mister Farina mischia le carte mandando in campo i suoi con un inedito 3-4-3. Pignataro resta riferimento centrale, Morra parte dalla panchina. Nell'Unione, Zinetti a supporto di Amoroso. La prima frazione è un monologo biancorosso. Si parte al settimo con Pignataro che su servizio di Russo manda la palla sopra la traversa. Sempre il 9 in maglia bianca non trova la porta al minuto 25. Alla mezz'ora è Russo a tentare il giallo, sfera a lato. 6 minuti più tardi tocca a Nanola con una girata. Il pallone finisce ancora una volta sul fondo. È l'ultima occasione di un primo tempo a varo di emozioni. Nella ripresa il Barletta cambia volto, dentro Boiano, Cafagna e Morra per Pierno, Nannola e Milella. Pronti via, biancorossi subito pericolosi, il colpo di testa di Lavopa non inquadra lo specchio. La prima sortita degli ospiti arriva al 49esimo, l'insidiosa conclusione di Preziosa termina non di molto sopra la traversa. Al 55esimo la svolta, fallo di mano in area ospite, calcio di rigore per il Barletta. Dal dischetto si presenta Morra che è glaciale, supera Lullo per l'1-0 biancorosso. Il vantaggio sblocca il Barletta che va vicino al raddoppio con una doppia occasione 10 minuti più tardi. Dapprima è Marangi a impegnare Lullo, poi sugli sviluppi del corner Pinto manda sul fondo con un colpo di testa. La squadra di Farina controlla il match e sfiora ancora una volta il 2-0 con Morra che in acrobazia non trova la porta. A 5 dal termine, altra occasione per i padroni di casa, cross di Marangi per Terera e sfera ancora una volta fuori dallo specchio. Brivido per i biancorossi all'89esimo, calcio di punizione dal limite di Manzari, Tucci allunga la traiettoria sopra la traversa. Nel finale c'è tempo per una buona occasione sciupata da Vicedomini e per le proteste dell'Unione che reclama un calcio di rigore per atterramento di Mastrolilli, l'arbitro lascia proseguire. Finisce 1-0, il Barletta vince e passa con il minimo sforzo.